Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il mio compleanno. allora, come al solito, facciamo un bellissimo vlog. Sabrina è già si è svegliata, ha fatto colazione, adesso sta guardando H2O Su Netflix. su Netflix. E intanto io faccio due lavori, poi oggi pomeriggio abbiamo in programma un'attività da fare insieme anche con Giada e poi prepareremo la torta e festeggeremo come sempre. E volevo dirvi un'altra cosa. Ah, vuoi far vedere il regalo che ti ha preso il papà? Sì. Dai, faglielo vedere. Papà mi ha preso lo slime dei Me contro te, quello che è uscito nuovo, quello del signor Esser e poi quello dei Me contro te. Doveva essere di questo colore, ma li ho messi insieme. Si sono tenuti un po' di più, quindi purtroppo ce n'è un po' dello slime del signor Esser. Poi ha preso anche i tattoo e un libro. È il nuovo fantalibro di Me contro te. Adesso lasciamo Sabrina guardare il suo telefilm delle sirene e io vado a fare ancora un po' di Allora, lavoro. io e Manuel stiamo preparando la tavola. Oggi per pranzo mangiamo un'insalata con pomodori e insalata, appunto. E per la felicità dei bambini, i würstel. E niente, poi stasera invece facciamo qualcosa di speciale visto che è il compleanno di Sabrina. Dai, andiamo E giù. metterne anche un po' la vaniglia per farlo un po' più normale, Accendiamo. no? E poi anche il blu, no? Poi il blu lo faremo un po' di Stiamo ciliegia. scegliendo il colore. Sì, tutti questi. Poi dobbiamo scegliere un profumo. Cioè l'aroma. E poi Ah, l'aroma è questo allora. Queste andremo avanti. rose trasparenti sono aroma. Questo invece è il profumo alla rosa che ha fatto Sabrina prima. Ha un po' di tutti i cosi. È bianco, neve. E poi quello di ceramica non lo possiamo fare invece perché ci vanno delle Pile pile grani. speciali che non abbiamo. Un po' di Che colore quello. abbiamo scelto? Rosso e poi insieme si mette l'aroma alla ciliegia, già che sono tutti e due Ok, aperti. quindi apriamo, rimangono quelli che. Quanti ne metto però? Lo voglio tanto rosso, quindi tante Mischiando i queste. coloranti poi anche. Sì, non c'è scritto. Non ne mettere troppo perché mescola, poi al massimo ne metti ancora. Ancora un pochino perché sembra più rosa e non rosso. Dai, dai, dai. Dobbiamo scegliere l'aroma che lo sappiamo già, che è questa. Aroma di ciliegia, no, è chiusa. Allora vediamo un po' quell'aroma è aperto. Ah sì, questa, quella è di vaniglia. Beh, adesso E però di ciliegia c'è scritto l'aroma. andiamo. No. Ok, allora ne metto un C'è po'. scritto. Un profumo speciale da scegliere tra gli aromi a disposizione. Se preferisci dare al tuo rossetto un profumo appena accennato, invece di aggiungere l'aroma puro, puoi creare una diluizione utilizzando la pipetta Pasteur, aggiungendo due gocce d'acqua per ogni goccia di aroma, per esempio, otterrai una fragranza più delicata. Quindi facciamo questo, facciamo questo. Questo è, poi qua devi dare la forma al tuo rossetto. Ah, ok, quindi ora ci si mette. Così tanto va bene, Poi dai. bisogna sciogliere lo stick e metterci dentro il preparato e poi lasciare indurire. Buon odore, sa di fragola! Voglio usare anch'io. E noi Qui scegliamo. c'è il porta, diciamo, rossetto. Io adesso voglio. Allora devi Vedete? mettere quello. Ha scelto il viola. Adesso praticamente ci deve andare a mettere dentro il. Abbastanza liquido Sì, è per per quello che ci andava scegliere. quello là col beccuccio. Perché adesso È voglio vedere come lo vero. ribalti. Qualche cucchiaino, sì. Guarda che va a finire fuori. Guarda che va a finire fuori. Lo stiamo mettendo dentro con il culo del cucchiaino, col manico.
Vedete, guardate com'è carino. Allora lì ha fatto il primo rossettino che ha la ciliegia. Adesso siccome ne avanza, vedete, ne andiamo ad aggiungere un pochettino. Rifà tutto il processo, aggiungerà un altro colore, così crea un nuovo colore, poi lo mettiamo dentro un altro stampino e così fanno due rossettini, uno per Sabrina e uno per Giarina. È messa calda, vero? Sì, calda. Sabrina lo sta mettendo perché prima era troppo, adesso è poco. Qua adesso poi diamo una bella pulita. Lì ci sono gli aromi. Questo qui è vuoto. E questo qui è vuoto. E niente, qua è per pulire poi il cosino. E basta. In soccorso, siamo riusciti a riempirlo tirandolo via bene. Adesso puliamo l'intorno e poi lo mettiamo a riposare, così poi è pronto, perché adesso si deve ieri Sabrina ha aperto il regalo che gli ha preso il papà. Ovviamente ci siamo consultati, non è che è il regalo che gli ha fatto, non è che gli facciamo regali separati, però lui ha visto delle cose, gliene ha volute prendere, e io invece ne ho presa anche un'altra. Adesso Sabrina la tira fuori e ve la facciamo vedere, dai. Che bella! Però se la fai vedere. L'amore ha preso. Le ho preso una trousse. Così, non troppo grande, neanche troppo piccola, così si può truccare quando usciamo, ovviamente non per andare a scuola, no, però quando usciamo, le piace un sacco truccarsi, guarda tantissimo i video dove si truccano. Comunque infatti ci saranno novità anche in questo senso sul canale, e perciò le ho preso questa trousse. Presa su Amazon, vi lascerò il link sotto, così se vi piace la potete andare a prendere anche voi. Faccela vedere, farcela. Hai bisogno di una mano? Ecco, fatto. C'è un plastichino. Ma puoi stare ferma che sennò non viene. Come si deve? Ah, così, guarda. Dai, aprila, sì, da si così. Apre così in due. Come si fa? Come si fa? Qua. E dall'altro lato. La mamma è espertissima di trousse. E poi sotto. Qua, questi qua sono i rossetti. Aspetta che ti tengo. È un po' difficiletto. Beh, perché adesso è girata verso di me. Vedete, c'è la spugnetta, il coso per gli ombretti, un pennellino piccolo, questo cos'è, un altro pennellino, e poi questi qua sono i rossetti, e poi qui ci sono tutti gli ombretti. Domani dobbiamo uscire. Sì, e poi lì ci sono le terre e gli illuminanti, penso, non lo so, io non conosco. Però gli ombretti sono bellissimi, soprattutto questi illuminanti che poi qua si fanno... Così poi qua si fanno. Sono vedere. Veramente bellissimi. We'll be right back.
Allora, mi sto accingendo per preparare il dolce per Sabrina, che alla fine sarà un po' diverso, non sarà una torta, ma sarà sempre un dolce molto buono e gustoso. Tanto per accontentare un po' tutti, che se hanno sempre un sacco di richieste, la mamma è una sola. Ho messo già su il ragù per la pasta pasticciata di Maurizio e Gabriele, mentre invece noi mangiamo le lasagne pronte che abbiamo preso all'Eurospin, perché erano in offerta, appunto. Cuocendo la pasta e i ceci di Maurizio e Gabriele. Qua c'è la besciamella senza glutine e qui c'è il ragù pronto. Adesso svuoto il forno e vado a metterci, ed è, lo faccio scaldare, così poi inforniamo la nostra pasta al forno. Pasta al forno, cioè la pasta pasticciata di Maurizio e Gabriele, è pronta. In sottofondo c'è Pia che piange perché vuole la mamma, quindi adesso la prendo e poi dopo vi faccio vedere le nostre pasta al forno, che sono grosse come uno sputo. Poi mangeremo qualcos'altro perché sono veramente troppo piccole. Invece Maurizio e Gabriele ne hanno comunque una bella teglietta. Usiamo questi piatti che abbiamo preso all'Eurospin, che sono quelli biodegradabili,
e useremo anche i bicchieri uguali, così poi buttiamo via tutto e tanto li abbiamo comprati, quindi bisogna farli andare. E boh, quindi ci saranno da lavare solo le forchette, basta. Bravissima Sabrina, ti sei truccata molto bene. Auguri a te, tanti auguri a te.